come neve sui monti d'Albania. È la storia appassionata e appassionante e per molti aspetti non di certo felice, ma la felicità di questa storia ce la racconta l'autore, perché è una felicità molto particolare, come neve sui monti d'Albania, una storia che arriva da una storia vera. Candido Bottin, benvenuto nel posto delle parole. Grazie a tutti voi. E con Candido Bottin noi vogliamo ripercorrere per l'appunto la storia di questo libro che ha pubblicato l'editore cuneese, esattamente di Boves, Araba Fenice. Come nasce questa storia, possiamo dire familiare, Candido Bottin? Sì, certamente. Beh, questa storia nasce dalla riscoperta, possiamo dire, di alcuni diari e da una numerosa serie di lettere di un ragazzo di Monasterolo di Savigliano, morto sul fronte greco-albanese nel 1941, e diari che sono stati conservati gelosamente dalla famiglia fino a qualche mese fa, quando mi sono stati offerti proprio per poter raccontare questa storia un po' lontana, ma che ci può insegnare anche tante cose. Ma lei, Candido Bottin, come è venuto a scoprire, come è arrivato a che qualcuno le ha raccontato questa storia e da lì è nato il desiderio di condividerla? Ecco, questa storia in realtà mi è stata proposta dal nipote diretto del protagonista, questo Giorgio Marchisio, ossia il signor Guido Rattalino, che io conosco per motivi di lavoro e di amicizia, e che sapeva dell'esistenza di questi diari che erano conservati dalle sue zie, e lui poi, dopo aver letto anche i libri che io ho scritto negli scorsi anni, si è fatto venire l'idea che forse io avrei potuto raccontare una storia che di fatto per la famiglia era un po' nascosta all'interno di questi diari, che erano anche ovviamente di difficile lettura, no? Anche perché il diario è qualcosa di intimo, no? Anche per molti aspetti di anche intimo, di segreto, no? E quindi di familiare. E farli uscire in questa maniera ci vuole la giusta discrezione e anche la discrezione narrativa dell'autore, come lei, Candido Bottin, ha saputo raccontare in questo libro. Esatto, io ho cercato, come dire, di raccontare questa storia con tutta la delicatezza che ho potuto, e prima di raccontarla ho anche chiesto, e ho parlato lungamente con le sorelle ancora viventi di questo giovane, e poi ho cercato di raccontarla con tutta anche la delicatezza che mi era possibile, e credo che sia stato, sia venuto fuori un lavoro molto, molto interessante. Ecco, in sintesi, la storia di questo libro, dicevamo, è partita da una storia familiare, ma va a toccare la storia, quella che per chissà quale motivo chiamiamo la storia con la S maiuscola. Assolutamente sì, perché qui parliamo di un ragazzo, ma che rappresenta un'intera generazione, e che è quella che nel 1940 è stata condotta ad una guerra che oggi noi sappiamo scellerata, perché ovviamente la vediamo a distanza di tanti anni, abbiamo potuto capirne le ragioni e le vicissitudini, ma che loro allora non potevano valutare se non, con il senso del dovere di andare a compiere un sacrificio rispetto al quale non sapevano anche forse proprio i motivi reali. Stiamo parlando di ragazzi di 20 anni che hanno ripetuto il sacrificio che i loro, fratelli più grandi, i loro genitori avevano fatto solamente 20 anni prima. Ecco, ricordiamo che Giorgio Marchisio è del 1920,
1920. Ecco, per cui c'era una generazione, la generazione di allora, che ha partecipato attivamente proprio alle vicende della Seconda Guerra Mondiale e non solo, perché è un libro dove la guerra è presente, dove la paura della guerra è presente, dove anche, come dicevo prima in apertura di conversazione, anche la felicità è presente, come la felicità di avere a disposizione, che ne so, una bicicletta. Assolutamente sì. Sì, perché una cosa che diciamo è anche molto interessante in questi diari è che accanto alle vicende belliche, che naturalmente sono presenti anche in maniera importante, no, viene descritta una quotidianità della vita militare che è molto interessante, perché poi è legata a sentimenti e situazioni di ragazzi di 20 anni che si ritrovano fra di loro ed amano anche scherzare, amano parlare delle cose di casa, delle fidanzate lasciate a casa. Quindi da questo punto di vista direi sono molto efficaci questi diari. Questo è un libro che vorrei proprio sottolineare la parola diario. Non è solamente un diario, non per correggerla, Candido Bottin, ma non è solamente un diario, non è solamente un libro storico, un racconto di famiglia, ma è un compendio di tutte queste storie messe insieme. Esatto. A me piace dire, definirlo in questo modo, no? Io ho scritto questo libro come se a un certo punto, essendomi impossessato anche nel profondo di questa storia, avessi deciso, come dire, di raccontarla come si fa un racconto esteso a delle persone, ecco, che si conoscono, e quindi non è la semplice lettura di un diario, ma è una storia che abbraccia anche un prima, abbraccia un dopo, abbraccia un durante, abbraccia le differenze che si possono rilevare leggendo i diari da una parte e le lettere scritte alla famiglia dall'altra, che parlano delle stesse cose ma in toni e in forme anche molto diverse a volte. Ricordiamo che Giorgio Marchisio poi non è tornato dalla guerra, ma la sua figura attraverso questo libro, Come neve sui monti d'Albania, grazie alla scrittura che Candido Bottin ha saputo riportare in luce, è come se Giorgio Marchisio ritornasse vivo nelle parole che ha scritto, e questo è un valore di testimonianza straordinario, perché la storia bisogna raccontarla, se no, come c'è scritto in un libro di cui non ricordo l'autore, se non si racconta la storia prende un'altra piega. Assolutamente d'accordo con queste parole che ha detto, perché rappresentano esattamente anche, diciamo così, ciò che il libro vuole essere. Questo libro, tra l'altro, lo ricordiamo, sarà presentato sabato 14 aprile a Savigliano, alla Biblioteca Civica. A che ora sarà presentato, Candido Bottin? Alle ore 17. Alle ore 17 sarà presente lei, e chi sarà presente insieme con lei per raccontare questa vicenda familiare che tocca la storia di tutti? Sì, sarà presente Maria Pia Galletto, che farà un'introduzione, poi converserà con me Enrico Bori. Sarà presente anche buona parte come ospite, naturalmente, della famiglia Marchisio. E in maniera molto interessante saranno presenti anche i figli di Stefano Locco, di cui noi adesso non abbiamo parlato, ma che era un commilitone, amico fraterno di Giorgio Marchisio, anche lui nato e vissuto a Savigliano, che dopo vicissitudini anche molto complesse, molto dolorose, è però tornato dalla guerra ed è vissuto fino, diciamo, a pochi anni or sono. Quindi questo libro ha avuto la capacità di coinvolgere anche persone che erano lontane nel tempo ma presenti comunque allora, e che anche loro hanno conservato la memoria
di quelle vicende così lontane. Ed è anche un po' questo l'obiettivo, la missione di scrivere un libro, di coinvolgere e trovare dei registri veramente di grande consonanza. Candido Botin, lei ce l'ha il libro a portata di mano? Io ce l'ho a portata di mano, sì. Ecco, allora quando il libro è a disposizione dei nostri ospiti, in questo caso Candido Bottin, autore del libro Come neve sui monti d'Albania, edito dall'Araba Fenicio di Boves, a Candido Bottin chiediamo di leggere qualche riga e quale sceglie. Allora, potrei leggere una piccola parte introduttiva che è il sogno che Giorgio Marchisio fa all'inizio del libro, è un sogno di memoria, lui si trova già in Albania, sul fronte albanese, ma rievoca, diciamo così, i giorni in cui stava a casa e che erano trascorsi da pochi mesi. E adesso ascoltiamo il sogno. Prego, Candido Bottin. Dietro la piccola cascina si apriva una lunga sequenza di campi di grano, di mais e prati da fieno, con un alternarsi di ogni tonalità di giallo, verde e verde immaginabile. Colori tutti che mutavano decine di volte nell'arco della giornata, in base a come li colpiva la luce del sole. Ogni tanto un filare di acacio di gelsi rigogliosi indicava il limite di una proprietà, la presenza di un fosso di una bialera. Qua e là un insieme di tetti rossi e lo svettare di un campanile punteggiavano la vastità della piana. Chi era pratico li sapeva riconoscere a colpo d'occhio. Scannafigi, Ruffia, Villanova Solaro, Cavaller Maggiore, Torre San Giorgio, Savigliano. In quello stesso luogo due ragazzini correvano veloci, apparentemente solcando un campo di frumento già quasi maturo, ma ad un osservatore attento non sarebbe sfuggito che invece seguivano in modo preciso il confine fra due proprietà distinte, separate da una specie di sentiero largo meno di un metro. Fra i due, quello che stava davanti avrà avuto sui 10 anni, l'altro dietro un paio di meno. I due ragazzi che correvano erano Giorgio Marchisio e suo fratello Giuseppe, che era più giovane. Ecco, non so se volete che... No, stavamo proprio ascoltando questa storia e mi stavo chiedendo, Candido Bottin, sì, quando lei, punteggiando questa lettura con una geografia di paesi vicino a Savigliano, ora... Certo, questa, come dicevamo, è una storia locale, però come in questo nostro appuntamento, Il posto delle parole, amiamo raccontare la storia locale, che sia locale di Monasterolo in provincia di Cuneo, ma che sia a Gemona in Friuli o che sia a Sciacca in Sicilia, non importa, perché le storie locali, le storie di famiglia rappresentano sempre una grande storia e l'elemento locale è un elemento molto importante perché va nel dettaglio, va nell'intimità anche della storia familiare. E questo libro, lo ricordiamo, è intitolato Come neve sui monti d'Albania, edito dall'Araba Fenice di Boves e l'autore è per l'appunto Candido Bottin. Ma lei si è scoperto scrittore come, Candido Bottin? Io mi sono scoperto scrittore 10 anni fa in una maniera assolutamente casuale, dopo un viaggio che avevo fatto in Slovenia ed essendo appassionato da sempre di storia, ero andato a visitare i luoghi della Prima Guerra Mondiale e mi era venuta così l'idea di scrivere un racconto anche basato su le cose che mi aveva raccontato mio nonno che aveva partecipato alla Grande Guerra. E quindi una pagina dopo l'altra è venuto fuori un libro e da allora questa anche mia passione per la storia, per il territorio in cui vivo, ossia il Piemonte, diciamo si è cresciuta e quindi dopodiché ho scritto e pubblicato altri 4 libri dove i temi sono sempre, diciamo,
rimasti comunque legati alla storia, al territorio. E qual è la sua professione? Io faccio l'architetto. Quindi l'architetto, la differenza tra l'essere architetto, Candido Buttin, la sua specializzazione in architettura qual è? Su che cosa lavora? Io mi occupo di architettura, diciamo così, generale, quindi costruzione edilizia, sì, ecco. Insomma il lavoro classico dell'architetto. Certo, ma l'architettura è necessaria anche per costruire una storia, per raccontare, quindi l'essere architetto l'ha aiutata anche a scrivere, l'aiuta? Mi ha aiutato molto intanto perché essere architetto spesso ti fa avere la passione per il territorio, no? E questo è uno degli elementi, ma tutto sommato la differenza fra essere architetto ed essere scrittore non è poi tanta, perché in tutti e due i casi si tratta di partire da un foglio bianco, metterci sopra delle idee che sono da una parte dei disegni, dall'altra parte delle parole, e fare in modo che il tuo cliente barra lettore sia soddisfatto e convinto che ciò che tu gli stai proponendo è la cosa migliore che si poteva fare. Quindi si tratta sempre di costruire in ogni caso un progetto, può essere un progetto di un libro, può essere un progetto di una casa. E qual è Candido Buttin il suo architetto di riferimento, il suo modello a cui si ispira o le piace ispirarsi? Ma io tra gli architetti moderni ho amato molto Aldo Rossi. Aldo Rossi secondo me ha fatto della semplicità la sua bandiera, e allo stesso tempo diciamo è stato moderno e semplice, e quindi mi sono sempre riferito a questo architetto. Ed ho sempre amato moltissimo invece se andiamo nella storia, l'architettura medievale, che invece ha la caratteristica di avere nella spontaneità diciamo il pregio più elevato. Io credo che l'archetipo migliore di un edificio sia quello che fanno i bambini su un foglio di carta, un rettangolo, il tetto sopra, la porta e due finestre. No? E forse, ecco, l'architettura non si deve complicare la vita, deve lavorare sulla semplicità. Ed è importante che l'architetto cerchi di far scomparire anche la sua mano, cioè l'architetto migliore è quello che quando l'edificio è finito non si nota che l'ha fatto, perché come sempre le altre cose diventano moda e hanno un loro tempo che poi passa e le fa invecchiare. Secondo lei oggi l'architettura vive più di moda o più di sostanza? Questa è una domanda difficile, perché l'architettura oggi non ha, come dire, uno stile unico di riferimento. Ci sono tantissime cose, molte sono prettamente d'immagine, però ci sono anche molti architetti che lavorano in un altro modo, praticano quella che si chiama, diciamo, l'architettura timida, no? Ormai non è più importante tanto costruire quanto piuttosto tessere, ricucire, rimettere insieme i pezzi anche delle città che nel tempo si sono guastati. Da questo punto di vista, ad esempio, Renzo Piano è un architetto che su queste situazioni lavora anche molto bene. Renzo Piano quindi è un architetto timido, secondo lei? È anche un architetto timido. Con l'accezione di timidezza che ci ha raccontato poco fa, ovviamente. Naturalmente Renzo Piano è come dire, uno dei grandi, però è uno di quelli che insomma sa valorizzare bene anche il luogo e le situazioni dove inserisce i suoi edifici, e questo non capita a tutti, perché invece ce ne sono molti altri che come dire, tendono a non ragionare e studiare sufficientemente i luoghi dove vanno a essere gli edifici, e poi si creano delle situazioni molto brutte.
per usare un termine molto semplice, ecco. Mi scusi la domanda, Candido Botin, siamo in chiusura, ma qual è l'architettura, il palazzo, la costruzione che lei, vedendola, che ne so, su un libro, su un giornale, di internet, dice: mi sarebbe piaciuto farla io stesso. Qual è? Insomma, Ne ce scelga ne una. sono certamente più di una, ma un'architettura attuale, un'architettura A sua discrezione, antica. visto che lei parlava prima di architettura moderna con Aldo Rossi, l'architetto sognatore, no? Era definito, e poi l'architettura medioevale che badava molto alla sostanza, alla semplicità, all'essenza. Certo, a me sarebbe piaciuto costruire una chiesa antica, una pieve, ad esempio tipo l'abbazia di Vezzolano. È una cosa che noi oggi non avremo più opportunità di fare come architetti, cioè qualcuno fa ancora delle chiese, ma in realtà è molto difficile. Ecco, io potessi costruire una chiesa come quella lì. Noi abbiamo conversato proprio, dedicato alcune conversazioni, una tra le quali poche settimane fa con l'architetto Mario Botta a proposito proprio dello spazio dell'architettura spirituale. Qui si aprirebbe veramente un terreno di confronto molto grande, perché oggi come oggi l'architettura spirituale respira proprio lo spirito del tempo, la confusione. Ne abbiamo parlato pochi giorni fa con Alberto Crespi, che ha scritto un libro edito da Johann Levi, intitolato Costruito da Dio, che le chiese oggi, a dire di Alberto Crespi, somigliano a dei grandi supermercati, somigliano a dei musei, e i musei hanno preso il posto della chiesa, e le chiese moderne sono veramente qualcosa di difficile da comprendere. Ma sarebbe Perfettamente veramente. ragione. Ma sarebbe veramente un'altra conversazione, l'appuntamento per ascoltare Candido Botting raccontare la storia del libro che abbiamo attraversato, ovvero Come neve sui monti d'Albania, Araba Fenice. L'appuntamento è per sabato 14 aprile alle ore 17 alla biblioteca di Savigliano. Però prima di salutarci, Candido Botting, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Sto rileggendo Quota Albania di Mario Rigoni Stern, che parla delle stesse cose, degli stessi avvenimenti di quando lui aveva la stessa età di Giorgio Marchisio, e io amo moltissimo Mario Rigoni Stern. Era molto tempo che non leggevo quel libro e l'ho ripreso in mano e lo sto riguardando con molto piacere. Quota Albania è un libro, come diceva poco fa Candido Botting, di Mario Rigoni Stern, edito da Einaudi, ed è stato Einaudi. pubblicato, credo, per la seconda volta circa 5-6 anni fa. Grazie ancora del tempo che ci ha dedicato Candido Botting. Grazie a voi, un saluto a tutti quanti.